Abramo Vastarella ha 29 anni e la sera del 23 dicembre 1984 sta viaggiando a bordo del treno rapido 904, un treno partito da Napoli con direzione Milano, carico di viaggiatori. Nei pressi di San Benedetto Val di Sambro, una bomba esplode sul treno, 17 morti e 267 feriti. La Commissione parlamentare sul terrorismo stabilisce che quella strage è il collegamento tra gli anni di piombo e il terrorismo di matrice mafiosa. Il caso, a distanza di 24 anni, ancora non è chiuso. Abramo stava tornando a casa, a Monza. Ad aspettarlo c'erano la moglie e i tre figli. A Napoli si era recato per gli auguri di Natale e per prendere i doni che i nonni avevano acquistato per i nipotini lontani. Abramo Vastarella è una vittima innocente della criminalità organizzata. Nessuno è solo perché siamo tutti Abramo Vastarella.